so. Scusa. Castaldo, vai ad accogliere i principi allora, del ritmo. Allora, non so se sentivi quello che dicevo, ma voi potete capire, perché io dicevo che ho provato la sindrome di Stendhal, sono smarrito completamente in una scuola di samba sentendo questa roba. Come, sono come impazzito. Tutti quelli che hanno conosciuto la scuola di samba, no? Eh sì. È una cosa meravigliosa, il samba e la batucata, che noi abbiamo rappresentato chiaramente in una piccola formazione, perché come giustamente hai detto tu, si arriva a 350-400 percussionisti che sì, suonano tutto insieme con tanti tipi di strumenti. A me mi hanno portato via, non capivo più niente, cioè ho detto, ma c'è la roba che non avevo mai provato nella mia vita, credo. A me mi hanno ricoverato. E poi c'hai fatto, fatto la ragione di vita. Allora ce lo fate un altro pezzo? Sempre di batucata o di un altro ritmo? Batucata però della parte più del nord, quindi samba reggae. È in realtà un omaggio a uno dei gruppi più belli e più importanti di percussione che ci sono in Brasile, Ileaie, che vuol dire casa di vita.